Lezione di oggi è sui condensatori e sulla sua caratteristica, cioè come dire, il condensatore è un, come dire, un oggetto, potremmo dire, uno strumento no, perché non misura nulla, è un oggetto, e la sua caratteristica intrinseca invece si chiama capacità. Va bene? Chiaramente andiamo per ordine, iniziamo a vedere che cos'è un condensatore. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Eccoli qua. Praticamente è un dispositivo elettrico, diciamo nella sua versione base, infatti che è quello del condensatore piano, però fatemi ridurre un po' se no non vedete. Okay. C'ha proprio due lastre, cioè immaginate pure due foglietti. Chiaramente metallici, non i foglietti, giusto appunto per immaginare come è fatto. Ognuno delle due lastre, quindi disegno un po' questo che vedete qua in figura di lato, è collegato chiaramente a, diciamo, con dei cavi elettrici a o ad un circuito, ma proprio in maniera più semplice, a un generatore. Immaginate una batteria, una fonte di energia elettrica in qualche maniera, un generatore. Il modo con cui, quindi, questo è proprio in qualche maniera come viene costruito, cioè praticamente tu prendi queste due lastre metalliche, le metti più o meno vicine e non attaccate, è importante perché se fossero attaccate non è un dispositivo appunto, sono due pezzi di metallo che si stanno toccando, non è un condensatore. Invece il condensatore si crea quando le lastre stanno vicine, possiamo decidere effettivamente chi le costruisce un po' la distanza, quindi quanto devono stare vicine, ma non è una cosa, appunto, non c'è mai il contatto tra le lastre o chiamate anche armature. Vedete, l'ho scritto qui pure nel libro, diciamo, il nome che viene dato a queste due lastre. Quindi costruttivamente è semplice come dispositivo perché non è che c'ha cose particolari. Poi vabbè, tra le armature si può mettere o non mettere un materiale dielettrico, ovvero se vi ricordate per noi i dielettrici sono materiali isolanti, quindi potrei mettere, che ne so, la carta, la gomma, la porcellana, l'aria, che anche l'aria è un isolante, oppure nella versione base, per così dire, anche il vuoto, quindi come dire, non c'è nessun materiale, neanche l'aria. Quindi a livello costruttivo è così. A livello invece operativo, cioè quando viene fatto funzionare questo condensatore, scusate, che cosa si fa, diciamo? Si pongono delle cariche elettriche sulle due armature, però non in maniera come dire, come capita, che uno potrebbe dire, me pongo da una parte 10 coulomb positive, da una parte meno 5 coulomb e quindi cariche negative. No, quando si crea un condensatore si mette la stessa quantità di carica, solo cambiata di segno. Infatti, vedete qui nel disegno appare più Q grande, meno Q grande, cioè come dire, la quantità di carica è la stessa Q grande o Q piccolo, abbiamo, insomma, non è importante. Cambia solo il segno, quindi come dire, se da una parte stanno 10 coulomb, dall'altra armatura, dall'altra parte devono stare meno 10 coulomb. Va bene? Quindi questo è come è strutturato un condensatore piano. Poi stanno, poi ve li faccio vedere senza che mo, insomma, mi improvviso in qualche disegno strambalato. Ovviamente si parla di condensatori piani perché esistono anche altre forme di condensatori, cioè stanno due, quelli cilindrici. Immaginate questi due cilindri concentrici, però sempre con due lastre metalliche che non si toccano, oppure sferici. Quindi una sorta di due sfere, una dentro l'altra, chiaramente un po' più complicato, in maniera sempre che non si tocchino. Va bene? Quindi, insomma, esistono varie forme di armature, per così dire. Quindi questa è un po', la cosa che, diciamo, come sono fatti
diciamo, i condensatori. Quindi quelli classici sono appunto come li vedete lì, proprio sono immaginate due piastrine, dicevo i fogli per dire, insomma, potrebbero avere una superficie quadrata, rettangolare, insomma, nelle forme più semplici, poste ad una certa distanza. Chiaramente poi vedremo, ognuno di loro ha una certa superficie, perché anche in base a quello, quindi alla superficie, alla distanza, dipende il, come dire, quella caratteristica di cui ho accennato, ma tra poco la rivedremo, cioè dipende la capacità di quel condensatore. Io sottolineo sempre questa cosa di dividere tra il dispositivo che si chiama condensatore dalla sua caratteristica, che in questo caso è capacità, perché per esempio ne vedremo un altro subito a seguire, insomma, nella prossima lezione probabilmente, che è il resistore. La sua caratteristica intrinseca invece si chiama resistenza. Sapete che c'è, a volte, proprio perché sono strettamente legate i dispositivi con la loro caratteristica, cioè si usano, come dire, in maniera, insomma, quasi, come dire, indiscriminata. Cioè uno dice: ho una capacità di tot, invece in realtà dovremmo dire: ho un condensatore la cui capacità è quello che è. Capite? Quindi, insomma, questo lo so, è un piccolo dettaglio, però insomma, almeno noi in un corso di fisica dobbiamo chiarire. Poi non è che, insomma, uno viene fucilato se a posto di parlare del condensatore gli scappa capacità, o come dicevo, cosa che capita pure a me spesso, al posto di parlare del resistore, che vedremo, gli viene il termine resistenza, che è la sua caratteristica intrinseca, insomma. Però, ripeto, per onore di verità, di correttezza, questi sono i termini giusti, insomma. Quindi dobbiamo distinguere tra il dispositivo e la sua caratteristica peculiare, per così dire. Va bene, andiamo avanti. Qual è la caratteristica? Mo' qua devo zoomare un po' qua perché sto disegno è importantissimo. Qual è la caratteristica scusate un secondo, a chiave sta qui, condensatore. Vedete, una volta che vengono caricati, vedete, più e meno, come ho detto, la quantità di carica deve essere la stessa, seppur cambiata di segno. Questo è importante, sta cosa, perché se prendo queste armature, come dicevo, da una parte metto 10 coulomb, da una parte meno 5 coulomb, qualcosa succede indubbiamente, ma non funziona con le leggi che poi andiamo a vedere. Va bene? Quindi ho creato un mostriciattolo che non fa nulla, che non sappiamo gestire più che altro. Va bene? Quindi, per creare il condensatore così come ci serve, dobbiamo fare questa cosa. Qual è la caratteristica di questi condensatori? Praticamente, i campi elettrici al di fuori di queste due armature, che cosa succede? Praticamente sono zero. Mo' vi tralascio, diciamo, sta cosa, insomma, che non è neanche difficile, però è come se ogni armatura, nella parte esterna, per esempio, iniziamo da quella positiva, in questa parte sinistra, per così dire, crea un campo. Allora, questa è positiva, quindi uscente, va bene? L'armatura negativa crea un campo entrante, praticamente a sinistra dell'armatura positiva si annullano gli effetti di campo. In maniera analoga, seppur invertito, perché il campo invece negativo è entrante, quello positivo è uscente, quindi a destra dell'armatura negativa, insomma, si crea una compensazione. Invece, tra le due armature c'è un effetto di somma. Cioè, praticamente, che succede? Che il campo generato dalla lastra positiva e il campo generato dalla lastra negativa, al contrario di quello che avviene appunto all'esterno, si sommano, e quindi c'è, insomma, la somma di queste cariche, di questi campi elettrici. E questo fa in maniera, ragazzi e ragazze, che quindi l'armatura, il condensatore, ha questa caratteristica particolare, cioè che all'esterno delle armature il campo elettrico è zero, quindi questa è la cosa da focalizzare
è che semmai scrivetevi, cioè all'esterno, quindi a sinistra di quella positiva e a destra di quella negativa, così come l'ho messa nel disegno che chiaramente vi esorto a fare, è nullo il campo, quindi se uno mettesse un rilevatore di campo lì all'esterno non rileverebbe nulla, va bene? Invece all'interno c'è addirittura un effetto amplificazione. Vedete, questa spiegazione è uno dei motivi per cui le cariche devono essere pure di stessa quantità, perché se da una parte metto, come dicevo, 10 coulomb, da una parte meno 5, quell'effetto di annullamento al di fuori dell'armatura non c'è più, quindi si creerebbe un effetto campo anche al di là delle armature, quindi non solo non sappiamo dire quali sono le formule, insomma le leggi che regolano poi sta cosa, ma ancor più non abbiamo un effetto campo che crea poi tutt'altri problematiche evidentemente, insomma al di fuori. Invece il condensatore invece sta fatto in questa maniera, cioè deve essere all'esterno il campo, deve essere nullo, all'interno deve essere quello che mo tra poco pure andremo a vedere. Va bene? Quindi questa è una cosa assolutamente importante. Andiamo avanti. Vabbè, qui giusto per curiosità, ma non voglio cliccare, però vedete nella versione digitale del libro. Se cliccate vi porta a pet.colorado.edu, qualcosa mi sembra che abbiamo visto pure insieme, sono delle applet, cioè delle animazioni dove sicuramente fa vedere, che ne so, avvicinando le armature o allontanandole, come aumenta la capacità, o aumentando, diminuendo la sezione, come aumenta, si riduce la sembra la capacità del condensatore. Il campo, ragazzi, vediamo, eccolo qua, all'interno, quindi come devo, qua ho fatto il disegno, infatti sinceramente manco mi ricordavo che l'avevo messo. Vedete, qua i campi E1 e 2, che sono di stessa intensità, quindi qua fuori si annullano. Qua stessa cosa, qua invece E1 ed E2, vedete, sono concordi, perché è dalla cosa positiva, vedete, uscente. Scusate, E2, no, la prima lastra è 1. E uno è uscente rispetto alla 2, vedete, è entrante, però tra le armature, quindi in questo diciamo spazio tra le armature c'è un effetto somma. Se andiamo a quantificare, che cosa viene? Che il campo all'interno viene questo sigma su epsilon 0, dove però dobbiamo dire chi è sigma, e la densità di carica. Vediamo dove l'ho scritto, da qualche parte sicuramente. Risulta, vabbè, no, non è comunque quello, la densità di carica, quindi carica fratto superficie sarebbe, quindi Q fratto S, se volete segnarvelo. Non so perché non l'ho messo qui, ma boh, che di solito quando metto un simbolo, diciamo, infatti però qua aspettate un po', mo richiamo perché non mi ricordo manco io, ma dicevo, ricordando la formula 31, vediamo se la riusciamo a trovare velocemente senza perdere troppo tempo. Infatti qua era sigma su 2, ecco perché stavo, infatti vedete Q fratto S, come vi dicevo, ok, quindi la densità superficiale di carica, va bene. Poi questo non l'ho riscritto perché stava due pagine prima, ok. Che volevo dire, quindi questo è il campo, quindi immaginate, se volete scrivere come Q fratto epsilon 0 per S, insomma, che abbiamo detto sì, come, quindi all'interno delle armature il campo elettrico che si viene a formare ha questa diciamo intensità, direzione verso invece quale sono? La direzione è la retta perpendicolare, in grande le armature non vengono messe una di sbiego, stanno messe parallele tra di loro, perché sennò al solito che si crea tutta una cosa strana, cioè che non sapremmo neanche gestire, un po' come dicevo, se mettessimo cariche di quantità diversa sulle due armature, quindi stanno messi in parallelo, quindi il vettore campo sarà perpendicolare a tutte e due, ovviamente il verso qual è?
Beh, da quella positiva verso quella negativa. Mo, nel disegno che ho fatto, quella positiva sta a sinistra, ma insomma poteva tranquillamente essere al contrario, cioè la positiva stava a destra, la negativa a sinistra, avremmo visto il campo andare dalla lastra positiva a quella negativa. Va bene? Quindi questa è la cosa importante da ricordare. Perché quando parliamo di un vettore, vi ricordate, dobbiamo sempre dire le tre caratteristiche del vettore: modulo, direzione e verso. Il modulo è questo, quindi questo Q fratto epsilon 0 per S, o meglio sigma su epsilon 0, dove sigma è appunto Q fratto S. E questo è il modulo, ma direzione verso lo dobbiamo rappresentare. Ecco perché lì la rappresentazione, che poi è questa, insomma, senza andare lontano, vedete che ho messo qui nel disegno, l'ho appena evidenziato. Va bene, quindi questo è ciò che possiamo subito dire del condensatore e del suo campo tra le armature. Andiamo a vedere invece la capacità. La capacità ha due definizioni, per così dire. Una di tipo, diciamo, elettrico, che è quella che vediamo adesso, e una di tipo costruttivo, che è proprio, prima l'ho solo accennato, cioè legato a quanto sono grandi queste armature, a quanti sono vicine o lontane, o a che cosa ci metto pure dentro, cioè tra le armature, perché se c'è l'aria è una cosa, se c'è la gomma in mezzo alle armature, quindi tra le armature, è un'altra cosa, se c'è addirittura pure l'acqua potrebbe essere messa, anche quello c'è una costante di elettrica, anzi un numero elevatissimo, 80. Comunque, partiamo dalla definizione, dicevo, elettrica, cioè come dire in base a ciò che viene dato al condensatore, quindi non a livello costruttivo. Ah, giusto così, non, forse già stavate guardando, ma vedete quelli che ho messo lì in foto sono alcuni condensatori, cioè se avete mai visto qualche televisore, qualche radio pure sfasciata. Quei cosi, insomma, lì che sembrano quasi delle batterie, quelli rotondi, cilindrici, in realtà sono dei condensatori. Chiaramente, che condensatori sono? Cilindrici, come accennavo prima. Invece, quelli piani sono questi qua, per esempio, questo qui azzurrino, questo verdino, insomma, e quest'altri pure arancioni che vedete qua. Va bene, tutti gli altri, per esempio, questo grigio, pure questo piccolino, sono condensatori cilindrici. Chiaramente la forma, insomma, non è che cambia tantissimo la sostanza, è solo una questione di, insomma, di costruirli in un modo diverso, però poi la funzione che hanno e il principio di funzionamento, cioè, diciamo, quelli cilindrici, come dicevo, immaginate due cilindri concentrici fatti con lastre metalliche che non si toccano, perché se si toccassero, come ho detto proprio all'inizio, sarebbe tutto vano, va bene? Oh, come viene definita quindi la capacità, che viene solitamente indicata con la C maiuscola? È data dalla quantità di carica fratto la differenza di potenziale. Quella differenza di potenziale si crea proprio dal fatto che da una parte abbiamo cariche positive e da una parte cariche negative. Perché se noi avessimo su una lastra più Q e l'altra pure più Q, vi assicuro che non succederebbe nulla, perché stanno allo stesso potenziale, va bene? Cioè stanno nelle stesse identiche condizioni. Invece il fatto di avere da una parte più Q, da una parte meno, fa in maniera che appunto ci sia questa differenza di potenziale. La differenza di potenziale, non mi ricordo se già l'abbiamo vista, è una sorta di dislivello. Io faccio sempre l'esempio di un fluido, cioè un fluido per scorrere, se stai in un tubo orizzontale rimane lì, una vasca, se io la inclino creo un dislivello, il dislivello elettrico viene chiamato proprio potenziale, differenza di potenziale, quello crea la condizione per cui gli elettroni iniziano a fluire. Quindi è data dalla carica fratto la differenza di potenziale. Chiaramente, vedete, potremmo usare le formule inverse, tipo Q uguale C per delta V, insomma, ma è banale la cosa. Poi, vabbè, qua insomma è un richiamo di una cosa vista prima, cioè la differenza di potenziale può essere vista come il campo elettrico per la distanza che c'è tra le armature,
andando a sostituire nella 40, che abbiamo che la capacità del condensatore è data dalla carica diviso il campo elettrico per D. Poi se E, come abbiamo visto prima, no, era sigma su epsilon 0, andiamo ulteriormente a sostituire, abbiamo Q per epsilon 0 fratto sigma per D. E questo è un po', andando ulteriormente a sostituire sigma, abbiamo detto, e Q su S, l'abbiamo infatti l'ho proprio anche scritto, abbiamo C uguale epsilon 0 per S fratto D. Notate una cosa, siamo partiti dalla definizione elettrica con, questa è una sorta di dimostrazione, siamo arrivati alla quantificazione della capacità elettrica di un condensatore, però con che cosa? Con le sue caratteristiche costruttive, l'altra formula che appunto vi dicevo, quindi le importanti sono che era la 40, questa ricordatela proprio bene, insomma appuntatela, Q fratto delta V, e questa qui la 45, perché vedete in questa formula che appare epsilon 0, che è la costante dielettrica nel V, S la superficie di ciascun armatura, cioè la sua area, di che cos'è la distanza tra le armature, va bene? Se vede, e questo è il caso del disegno, questo qui, il primo. Se invece vedete nel vuoto, se a fianco, come ho già accennato un paio di volte, ci mettiamo un materiale dielettrico, appare in quella formula anche epsilon con R, dove epsilon con R chiaramente è la costante dielettrica di quel materiale, va bene? Dove va a finire, finisce qua, insomma, cioè viene epsilon 0 per epsilon R. Qui per comodità, vedete, epsilon 0 per epsilon R, l'ho chiamato semplicemente epsilon, però potremmo avremmo tranquillamente potuto scrivere quindi epsilon 0 per epsilon con R per S fratto D, va bene? Quindi, vabbè, vediamo questa nel vuoto, tanto non, ripeto, non cambia molto. Quindi in base a come l'area di ciascuna armatura che sono uguali e alla distanza che sono poste, possiamo avere un condensatore con una maggiore capacità o una minore. Perché vedete una cosa, se io riduco la distanza, per esempio, stavano un centimetro, metto a mezzo centimetro, beh, è evidente che essendo D a denominatore, la capacità raddoppia, no? Se di mezzo la distanza. Se la distanza da un centimetro lo faccio 0,1 centimetri, insomma, capite bene che, in un millimetro, che la capacità diventa 10 volte tante, no? Quindi, o al contrario, raddoppio la distanza, si dimezza, perché c'è una inversa proporzionalità. Oppure un'altra cosa su cui possiamo agire è la sezione. Cioè, se io voglio un condensatore con una capacità più alta, sì, posso agire, come ho detto, sulla distanza, li ravvicino, però insomma, come dire, fino a un certo punto. Un altro modo per avere una capacità maggiore di un condensatore è semmai aumentare la sezione. Cioè faccio un condensatore più grosso, una sezione, quindi un'area, una superficie più grande. Va bene? Quindi queste caratteristiche costruttive sono importantissime per chi costruisce condensatori, perché in base all'eventuale dielettrico che ci mette dentro, no? Come nel secondo disegno, in base alle sezioni che c'ha, in base alla distanza che va a mettere, avrà un determinato valore di capacità di quel condensatore che sta costruendo. Quindi a livello costruttivo possiamo, siccome chi li costruisce, le aziende che li costruiscono decidono loro, cioè se uno vuole una capacità, non ho detto l'unità di misura, il farad, anzi un farad è una quantità enorme, solitamente parliamo di, eccolo qua, l'ho messo, di tipo micro farad, la mu che sarebbe 10, eccoli qua, alla meno 6, addirittura di pico farad che sono 10 alla meno 9, va bene? Quindi un farad è una capacità enorme. Pensate che pure la Terra ha, diciamo, hanno misurato che ha una capacità elettrica di tipo un paio di farad, cioè la Terra, tutto il pianeta. Quindi questo vi rende, credo, l'idea di quanto effettivamente un farad sia, no? Cioè condensatori da un farad non esistono, cioè praticamente
dovrebbero costruire condensatori veramente enormi, poi con una quantità di carica da metterci sopra enorme, per così dire. Quindi, seppur l'unità di misura sia il farad, ma vengono utilizzati tutti dei sottomultipli, ripeto, 10 alla meno 6, cioè i microfarad, già è un valore elevato, insomma, per capirci di capacità. Chiaramente picofarad è un po' più piccolo, perché 1000 volte più piccolo, no? Quello era 10 alla meno 6 il micro, 10 alla meno 9 il pico, insomma c'è un fattore 1000 di meno. E niente, quindi questo è un po'. Vatte qui, mo, giusto, mo, li accenno come avevo detto, ma non mi interessa manco vedere più di tanto le formule. Vedete i condensatori cilindrici? Beh, chiaramente, scusate, un'ultima osservazione: quelli che visti qua sono condensatori. Se c'è SD, sono condensatori piani, non vi pare? Invece, quando i condensatori sono o cilindrici o sferici, le formule non potevano essere le stesse, ecco perché la formula che vedete qui, insomma, 2π greco epsilon 0 h, che è l'altezza di sto cilindro, per il logaritmo naturale del raggio 1 diviso raggio 2, insomma, cioè che sono i raggi dei due delle due basi dei cilindri, insomma, si è complicata un pochino la cosa, per così dire, però non è che ci interessa più tanto. Vedete, raggio 1 è quello esterno, raggio 2 interno. Oppure i condensatori sferici, io qui li ho messi, insomma, ma giusto per un fatto di completezza, ma pure io non ho mai preteso più tanto dei miei alunni che ricordassero queste forme, però nel libro ho ritenuto volerli mettere. I condensatori cilindrici, vedete, R1 è il raggio della sfera più esterna, R2 di quella interna, vedete che cacchio di formula pure c'ha lì, 4π greco epsilon 0. Il prodotto tra i raggi è sotto fratto la differenza. Va bene, quindi questo niente, ok, ho finito qui l'argomento. Quindi questo è il concetto, fatemi tornare velocemente, insomma, di condensatore, almeno proprio un ripasso in un minuto di ciò che abbiamo detto in tutta la lezione. Quindi un condensatore è un dispositivo elettrico costruito in una certa maniera, come appunto abbiamo detto, con armature uguali, chiaramente in quelle cilindriche non possono essere uguali, perché, o quelle sferiche, no? Perché la superficie della sfera esterna non può essere uguale alla superficie di quella interna, perché sennò se fossero identiche si toccherebbero, no? Invece per quelli piani posso fare due lamine, due armature uguali, ovviamente, perché stanno appunto come dei foglietti, appunto, dicevo. Quindi con due armature poste a distanza vengono caricate una di carica positiva e una di carica negativa, ma di una stessa quantità di cariche. E la caratteristica intrinseca di questi condensatori si chiama capacità. Qua avevamo visto il campo elettrico all'interno, con il fatto che all'esterno i campi elettrici si annullano a vicenda, quindi c'è solo campo elettrico interno. La capacità elettrica, quindi, che ha questa prima definizione di tipo più elettrico, se vogliamo, quindi la quantità di carica diviso la differenza di potenziale, e l'altra dedotta da questa di tipo operativo, cioè di tipo, scusate, costruttivo, che invece, legato, vedete, epsilon 0 per S fratto T, quindi a epsilon 0 se non c'è un dielettrico, se no per epsilon con R. S è la superficie di ciascuna armatura e D è la distanza tra le armature. Quindi, e poi, insomma, avevamo proprio adesso visto invece qual è la capacità dei trasformatori, dei condensatori cilindrici o di quelli sferici, insomma, che avevamo già accennato. E nel disegno qua stavano, non vedo quelli sferici, sinceramente. Comunque, sono questi qua che vedete, proprio sono tutti o cilindrici, invece questi qua davanti più piccolini sono condensatori piani. Chiaramente vedete, viene messo tutto quella cosa, è proprio una sorta di cosa di plastica esterna anche per proteggere, però se noi andassimo, insomma, a vedere dentro, vedremmo proprio due piccole lamine metalliche poste ad una certa distanza, quindi fissa chiaramente,
e poi i piedini a cui appunto poi insomma servono per prendere quei condensatori ed attaccarli in un qualche circuito insomma elettrico, come vi accennavo, cioè, i condensatori stanno ovunque, quindi nei circuiti elettrici e elettronici, in un telecomando, i televisori, ce ne avranno a decine insomma là dentro. Va bene, questo è un po' la lezione di oggi. Fatemi interrompere.